Nathan Drake e Chloe Fraser tornano nuovamente in campo, ma questa volta non sulle tradizionali console PlayStation, bensì su PC. L'ondata di esclusive Sony in arrivo per i giocatori muniti di mouse e tastiera diventa sempre più ingente, e oggi è tempo di porre sotto la lente di ingrandimento due titoli usciti originariamente su PlayStation 4, riportati poi su PlayStation 5 a inizio anno, e ora pronti per la versione definitiva su PC, ossia Uncharted raccolta l'eredità dei ladri. Curiosi di scoprire come sia stato effettuato il porting su PC di Uncharted 4, La fine di un ladro e Uncharted dell'eredità perduta? Scopritelo in questa nostra recensione. I genitori di Crash Bandicoot sono sempre stati maestri nell'utilizzare ogni singola risorsa degli hardware Sony. Presto, un complesso quanto splendido titolo come The Last of Us è uscito originariamente su PlayStation 3, al netto di tutte le complicazioni che quella macchina poteva presentare agli sviluppatori. Vedere Uncharted su PC è dunque l'ennesima rottura di una parete che è stata completamente soppressa, ovvero quella dell'esclusività. Le recenti parole di Herman Hulst sulle tempistiche di pubblicazione dei titoli PlayStation su PC ad almeno un anno di distanza non fanno altro che incentivare sempre di più gli utenti abituati a mouse e tastiera a gioire nel poter mettere le proprie mani su saghe popolari come quella di Nathan Drake. L'esultanza sarà ben riposta, specialmente quando si ha davanti un prodotto che è stato esportato in maniera eccelsa su PC. Non giriamoci attorno. Sì, il porting di Uncharted raccolta l'eredità dei ladri è suntuoso. Lo stato dell'arte del porting PC degli ultimi capitoli di Uncharted ha instillato però un grande quesito. Quali sono le differenze tra le versioni PC e PlayStation 5? Il confronto è quindi stato effettuato catturando da PlayStation 5, sia in modalità prestazioni, ovvero in rendering 1440p e output con upscaling in 4K a 60fps, e allo stesso tempo abbiamo provato la modalità fedeltà, in cui il rendering è in 4K con obiettivo 40fps. Su PC invece abbiamo giocato in 2K nativi, senza l'utilizzo del DLSS, con un frame rate medio che si aggirava intorno ai 65-70fps, durante le fasi più concitate e nelle zone con molto fogliame, a dei picchi di 90-100fps negli interni o durante i filmati di gioco. Situazione ancora più generosa abilitando il DLSS di Nvidia, che ci ha permesso di toccare i 100-120fps medi durante tutte le sessioni di gioco. Sul fronte delle impostazioni grafiche, Uncharted, raccolta l'eredità dei ladri, offre una serie di opzioni molto basilari. Oltre alla scelta dei preset, sono presenti le opzioni per texture, qualità modelli, filtro anisotropico, ombre, riflessi e occlusione ambientale. L'essenziale, ma forse avremmo apprezzato una maggiore personalizzazione che potesse essere in grado di aiutare i giocatori con hardware meno recenti a limare al meglio la propria esperienza visiva al fine di ottenere qualche frame rate in più. Nonostante la risicata lista di opzioni avanzate, ad aiutare le macchine meno recenti ci pensano le impostazioni legate all'AMD FSR2 e DLSS. Entrambi godono dei preset tradizionali che puntano a modificare la risoluzione effettiva di rendering, così da utilizzare l'IA per effettuare un upscaling alla risoluzione del display. Uncharted raccolta l'eredità dei ladri è la dimostrazione perfetta del miglioramento dei porting su PC dei titoli PlayStation Studios. Un porting realizzato in maniera eccelsa, che permette ai giocatori PC di adoperare mouse e tastiera, ma anche un qualsiasi controller, DualSense incluso, per vivere al meglio le avventure di Nathan Drake e Chloe Fraser nella veste migliore possibile. Al netto di poche opzioni grafiche, il lavoro svolto da Naughty Dog e Iron Galaxy Studios mette in risalto quanto questi due capitoli, usciti all'era PlayStation 4, riescano ancora oggi a stupire visivamente, come fossero prodotti pubblicati in questa generazione.